No, vi ringrazio innanzitutto per le aspettative. Non so se sarò in grado di rispettarle pienamente, perché ero un po' colto dall'imbarazzo della scelta sulla grande quantità di temi di problematicità ambientale che affrontiamo in Lombardia. Ho deciso di conseguenza di non parlare in particolare di una problematicità ambientale, ma di cercare di fare un po' di valutazioni quadro sul tema, perché credo che sia anche nel ventennio dell'istituzione del sistema agenziale fare un po' un ragionamento sul rapporto ambiente-salute. Sentivo dire all'inizio dal professor Assennato che abbiamo tutti un po' subito il referendum del 93 e i suoi esiti, che in qualche modo ha portato a una divisione del tema ambiente-salute. Ora credo che sia però opportuno riflettere nuovamente su questo argomento, perché ci sono sicuramente dei valori che sono emersi da queste attività e di conseguenza le riflessioni su quello che sarà l'evoluzione del sistema non possono prescindere anche da una seppur brevissima rilettura di quello che è capitato, e attraverso alcuni esempi poi vedere dove possiamo andare. Non credo anzi che noi avremo una soluzione unica per dove possiamo andare nella istituzionalizzazione del rapporto ambiente-salute, anche perché sappiamo le regioni poi hanno grande libertà nel legiferare localmente su questo tema. Però credo che sia molto importante avere chiare le origini di qualche problema e sapere anche quali sono le componenti che devono essere gestite. Poi noi dal nostro punto di vista non abbiamo grossi problemi a volere acquisire competenze o a voler devolvere competenze. L'importante è che sia chiaro il ciclo del rapporto ambiente-salute nel suo complesso e ci sia, come vedremo, un soggetto che è in grado in qualche modo di monitorare sulla corretta esecuzione del ciclo. Prima di tutto mi viene da dire, 20 anni di controlli ambientali, ma fortunatamente non sono solamente 20 anni che si fanno i controlli ambientali, perlomeno in molte regioni, compresa la nostra, c'era già in azione un buon contingente di truppe e di attività che riguardavano i controlli ambientali. Per altre regioni invece però la legge 61 ha costituito effettivamente l'occasione per incominciare a strutturare un vero e proprio sistema di protezione ambientale. C'erano delle esigenze diverse 20 anni fa che erano emerse negli anni precedenti e che si sono ulteriormente consolidate negli anni. Come vediamo, alcune di queste tendenze diventeranno ancora più forti nei prossimi anni, perché ci sono delle specificità dei temi ambientali che non possono essere disattese. Ricordiamo che in quegli anni avevamo introdotto la VIA, ad esempio, ed si era reso subito evidente come fosse necessario provvedere allo sviluppo di professionalità che erano solo in maniera embrionale presente nelle nostre strutture, nelle strutture del servizio sanitario, ed era invece necessario farle sviluppare in un contesto adeguato. C'era una forte necessità di specializzazione dell'attività di tipo ambientale e era necessario di conseguenza creare strutture altrettanto specializzate. C'erano delle tematiche che erano anche lì poco sviluppate all'epoca, che erano legate ad esempio alla sostenibilità intesa come tutela dei beni per poterli trasmettere alle generazioni future, per cui non solamente un tema di ambiente come veicolo di danno verso la salute, e poi c'era un problema di tutela dei beni ambientali in assoluto. Erano problemi di nicchia che invece sono diventati sempre di più centrali nello sviluppo della società. Abbiamo dovuto affrontare un grosso tema della stratificazione delle competenze in tema ambientale su tantissime diverse amministrazioni. Il fatto di avere creato delle agenzie che in qualche modo unificavano le competenze dal punto di vista degli interventi è stato sicuramente un fattore che ha fortemente giovato allo sviluppo di una cultura della protezione dell'ambiente ed è stato un elemento fortemente semplificante nei confronti dei rapporti con i cittadini. Non dobbiamo dimenticare tra l'altro che all'epoca la dimensione delle problematiche del settore sanitario inteso in senso stretto, diagnosi, cura e riabilitazione, aveva frequentemente compresso la possibilità, anche a causa di questioni organizzative e di bilancio, di sviluppare una cultura della prevenzione ambientale che avesse una sua dimensione ed una sua stabilità.
Infine, la parcellizzazione a livello regionale delle strutture sanitarie rendeva molto difficile un'attività di lettura integrata dello stato dell'ambiente, nonostante le forme di coordinamento regionale. La presenza all'epoca, mi ricordo, avevamo oltre 60 ASL in Lombardia, e fare un ragionamento che permettesse di discutere del tema ambientale, che è per sua stessa natura un tema integrato, con queste diverse realtà amministrativamente separate, rappresentava naturalmente una serie di problemi. Abbiamo avuto in Lombardia una grandissima difficoltà a staccare le strutture che si occupavano dell'ambiente dalle strutture della sanità. Per assurdo, proprio perché vi era un forte sviluppo della cultura ambientale in seno alle strutture sanitarie. Sembrava quasi che il distacco delle strutture ambientali dall'ambiente, dall'attività sanitaria, dovesse in qualche modo rompere questa catena di continuità e diminuire il valore delle attività svolte in questo settore. In realtà non c'erano le basi perché questo disastro si potesse verificare, perché era molto solida la consapevolezza della continuità della catena, come stiamo sentendo anche oggi, tra i temi ambientali e i temi sanitari. Le esperienze della Lombardia, Seveso 1976, per esempio, ci dimostrano come la percezione della continuità delle tematiche ambientali e sanitarie non poteva essere rotta solamente dalla ricollocazione delle strutture, ma anzi la ricollocazione delle strutture era uno strumento per amplificare, se possibile, l'efficacia dell'approccio ambientale. Oggi però dobbiamo fare dei ragionamenti che tengono conto non solamente di quello che è avvenuto, ma di quello che è capitato anche in questi 20 anni. Dobbiamo fare delle scelte e dobbiamo affrontare i problemi di oggi. Abbiamo due diversi campi e aree di attività da gestire, se guardiamo l'ambiente come oggi. Anche molte delle cose che abbiamo sentito dire oggi sono riferibili proprio a questa diversificazione delle aree sulle quali dobbiamo operare. Abbiamo da gestire il passato, con problemi di tecnologie, localizzazioni, attività riferibili al passato, e abbiamo da gestire il presente, guarda caso ancora con tecnologie, localizzazioni, attività, che però sono inerenti a come si fanno le cose oggi. Nel passato c'era un quadro di consapevolezze, di esigenze e le leggi di allora, e nel presente abbiamo il quadro delle consapevolezze, delle leggi, delle esigenze e delle leggi di oggi. Ma qual è il problema, il cortocircuito che si viene a verificare? Con il quadro delle consapevolezze, delle esigenze, delle leggi di oggi, dobbiamo gestire il passato, che era stato gestito in maniera completamente diversa. Non sono preoccupato di dover giustificare la presenza di insediamenti a rischio sul territorio nelle condizioni in cui sono oggi. Sono preoccupato di dover pensare che le gestisco con gli strumenti interpretativi che mi permettono di autorizzare una nuova azienda oggi. Se non si derime questo incrocio concettuale, non se ne esce. Un conto sono le pratiche, un conto è se l'attività di tipo preventivo legata all'oggi, un altro conto invece è il recupero delle situazioni pregresse. Anche il sistema dei limiti, in qualche modo, c'è un delicatissimo ragionamento da questo punto di vista, deve essere considerato alla luce di questa diversificazione delle aree nelle quali si opera. Dobbiamo di conseguenza avere quantomeno in mente quali sono le aree concettuali nelle quali dobbiamo operare, sia nelle condizioni di recupero di quanto già esisteva, ma anche per quanto concerne le attività che dobbiamo vedere oggi. Io ho esemplificato in maniera veramente grezza, in maniera veramente brutale, le 4 aree che io vedo, che si vedono maggiormente nella gestione dell'attività di protezione dell'ambiente. Il tema dello stato dell'ambiente, la conoscenza dello stato dell'ambiente, che è un'attività peculiare per agenzie, ma da un altro lato il tema dell'epidemiologia, della conoscenza dello stato di salute della popolazione. Abbiamo poi il tema della conoscenza delle dinamiche ambientali da un lato e abbiamo il tema della tossicologia dall'altro. Ecco, credo che in maniera molto elementare lo schema della composizione delle diverse competenze che ci tengono unito la visione della sfera integrata salute e ambiente sia un po' fatta di queste 4 voci. Allora dobbiamo appunto gestire, come vi dicevo,
con due punti di vista diversi. Da un lato la prevenzione, quello che dobbiamo fare per gestire le attività che vengono insediate oggi, come gestire le attività di oggi, e invece gli interventi che sono il recupero delle situazioni esistenti. Sono sempre presenti queste quattro diverse componenti, ma molto probabilmente sono gestite con pesi molto diversi tra di loro e devono essere anche studiate e viste con grande attenzione la corretta collocazione di queste tematiche nelle diverse strutture che le devono gestire. Poi vediamo che problemi potrebbero derivare da una non corretta collocazione delle tematiche all'interno delle strutture. Ora, per fare protezione dell'ambiente abbiamo bisogno essenzialmente di strumenti operativi. Abbiamo bisogno di dire ai nostri tecnici, quando li mandiamo sul territorio, che cosa hanno a disposizione per poter interpretare una situazione che hanno di fronte. C'è di conseguenza nell'area dei temi operativi il grosso problema della determinazione dei limiti di esposizione. No? Abbiamo sentito anche parlare già oggi delle problematicità e del significato dei limiti di esposizione. C'è il tema della determinazione delle concentrazioni limite delle matrici, è un altro tema che in qualche modo si accoppia e si avvicina maggiormente all'uomo, il tema della protezione ambientale intesa come contaminazione dell'ambiente. C'è il tema della verifica del rispetto dei limiti di esposizione, così anche della verifica del rispetto delle concentrazioni limite. Ecco, non abbiamo parlato oggi forse o solo marginalmente della presenza della sanità veterinaria nelle attività, che è un'altra componente che, se vogliamo integrare il quadro, diventa fondamentale se vogliamo passare dal tema dell'esposizione ambientale al tema dell'esposizione complessiva dell'uomo alle varie sostanze veicolate attraverso l'ambiente. Questa è un'altra componente che in qualche modo entra, come sappiamo bene, nelle valutazioni di rischio. Chi sarà la struttura competente per fare queste valutazioni e chi poi integrerà i diversi passaggi ambiente, esposizione diretta, esposizione attraverso l'alimentazione, eccetera. C'è poi il tema dell'analisi di rischio e dell'individuazione dei livelli ambientali obiettivo di caso in caso. Poi c'è la verifica del rispetto del livello obiettivo e poi c'è lo studio delle situazioni territoriali connesse alla gestione dell'attività, per cui le valutazioni di impatto in qualche modo ex ante e ex post, e infine gli studi di tipo sanitario. Ora, se ci limitiamo al tema della determinazione dei limiti di esposizione assoluti, della determinazione delle concentrazioni limite delle matrici assolute, ancora una volta ci tornano d'aiuto gli strumenti stato dell'ambiente, dinamica ambientale, epidemiologia e tossicologia. Però non ci dobbiamo dimenticare che quando parliamo di determinazione dei limiti, come già stato accennato, non parliamo di un processo che è solamente tecnico, ma parliamo di un processo che per sua definizione contiene delle valutazioni di tipo socio-economico. Quello che potrebbe essere ritenuto accettabile in un certo tipo di società non è ritenuto come accettabile in altre società. Adesso anche dal punto di vista europeo vediamo come questa cosa ha un suo preciso significato. Allora, il tema è della determinazione degli standard di protezione collettiva e non dobbiamo dimenticarci anche che quando parliamo di standard di protezione collettiva non parliamo di scelte che vengono fatte a livello nazionale o esclusivamente a livello nazionale, ma parliamo del panorama europeo nel quale ci stiamo muovendo in questo momento. Sto lavorando in maniera particolare, come qualche amico sa, con i colleghi che lavorano in Europa sul tema dei controlli ambientali. La parola d'ordine fondamentale del settimo programma di azione ambientale è quella del mantenere la concorrenza commerciale dei diversi paesi allo stesso livello. Per cui attenzione, perché se noi pensiamo in maniera teorica, no, al problema dell'integrazione degli argomenti ambiente e salute, qualcuno pensa che la disintegrazione di questi argomenti o il non corretto esercizio di questa logica a livello europeo porti a delle condizioni di mancato corretta concorrenza fra i diversi paesi europei, laddove questa cosa poi può portare delle conseguenze dal punto di vista delle sanzioni, eccetera, eccetera. Per cui, come dire, qual è la nostra voce nella definizione dei limiti che poi vengono fissati a livello europeo? Qual è la nostra capacità di fare capire qual è
dal nostro punto di vista, il corretto bilanciamento delle diverse tematiche. Siamo rappresentati adeguatamente nelle sedi europee ambientali dove vengono fissati i limiti e le logiche? Questo è un quesito che pongo, al quale ognuno di noi in qualche modo poi potrà dare una risposta. La legislazione europea in qualche modo incapsula, pardon, nazionale incapsula la legislazione europea, e sappiamo perfettamente che l'unica operazione che possiamo fare relativamente alla legislazione europea dal punto di vista ambientale è definire eventualmente limiti più restrittivi, ma sicuramente non definire limiti meno cautelativi di quelli introdotti dalla legislazione europea. Per cui non sono preoccupato del problema di dovermi confrontare con dei limiti fissati dalla legislazione, perché so che mi devo confrontare con dei limiti fissati dalla legislazione. Quale sia poi il rapporto tra il limite fissato dalla legislazione europea e le concentrazioni delle matrici ambientali come risultato di un'analisi di rischio, questo è materia della nostra professionalità, della nostra capacità di interagire sul problema e della nostra conoscenza dello stato dell'ambiente. Allora, dal punto di vista delle attività delle agenzie ambientali, quali sono le parti che noi riteniamo opportuno lasciare incardinate sulle nostre competenze? Quali sono le parti che invece dobbiamo vedere di integrare maggiormente con altre strutture? Quali sono le parti che invece dobbiamo portare anche attraverso i procedimenti legislativi che sono in corso in questo momento maggiormente più vicini a noi in qualche modo? Qual è il nostro ruolo in cui dover gestire, attraverso quale gestire meglio il tema del rapporto ambiente-salute? Attenzione, vi è un grosso rischio nella non corretta attribuzione delle competenze in materia sanitaria ed ambientale. C'è un tema di mancanza di specificità, eccesso di delega o di surroga, c'è problema delle mancanze di risorse naturalmente. Devo dire, dal punto di vista della mancanza di specificità, dell'eccesso di delega di surroga, ho dovuto assistere anche nella nostra regione a dei fenomeni abbastanza complessi nelle quali alcune aziende sanitarie locali si fanno carico autonomamente della gestione dell'analisi di rischio in campo di bonifica, e questo ci dà delle grosse preoccupazioni naturalmente del fatto che ci siano delle professionalità effettivamente sviluppate per gestire un tema così delicato. Sappiamo che non si tratta frequentemente di far girare un algoritmo per gestire questo tipo di problemi. Comunque, dal punto di vista operativo, come viene affrontata il tema della giunzione ambiente-salute in Lombardia? Vi è innanzitutto un ruolo centrale che bisogna sempre ricordare, che è quello dell'amministrazione competente. Per noi Agenzia per l'Ambiente e ASL sono gli strumenti tecnici di supporto ad un'azione amministrativa che è di un'amministrazione competente. Non possiamo surrogare funzioni dell'amministrazione competente, dobbiamo stimolare l'amministrazione competente a che faccia il suo lavoro, faccia il suo mestiere. Ci sono degli strumenti istituzionali chiari che sono il procedimento amministrativo o le conferenze dei servizi. Non vorrei sembrare portarvi all'interno di temi che poi sono molto specifici, molto burocratici, ma questi sono dei luoghi logici all'interno dei quali il problema della gestione non solamente ambiente e salute, ma ambiente e territorio, territorio e salute e altri temi connessi trovano un loro luogo di continuo confronto e di continuo dialogo. Per cui, se non c'è un'amministrazione competente, forte e in grado di capire bene come si coniugano tra di loro i temi, possiamo lavorare finché vogliamo come ASL e come ARPA sul tema ambiente e salute, ma non credo che i risultati saranno molto favorevoli e molto positivi. Vi è un tema naturalmente in questo processo di vedere comunque un'integrazione orizzontale dell'attività di ARPA e dell'azienda sanitaria locale. Il tema ambiente e salute per noi è un tema che lega e integra le funzioni dislocate in diverse strutture. Per cui dobbiamo continuare a fare talvolta un'azione di stimolo reciproca tra i colleghi dell'ASL e i nostri colleghi affinché ogni passaggio sia
sempre ben confrontato, definito, stabilizzato nell'ottica di fornire un parere integrato all'amministrazione competente, perché se non diamo un parere integrato all'amministrazione competente credo che avremo dei grossi problemi a gestire il tema anche verso e nei confronti dei cittadini. Vi ho fatto alcuni elementarissimi e banalissimi esempi di come vengono gestite alcune tematiche di tipo corrente in Lombardia. Il tema dell'amianto, l'Agenzia per l'Ambiente si occupa di monitoraggio dello stato dell'ambiente, della mappatura delle analisi specializzate, ma tutta la partita, come dire, di gestione anche di tipo amministrativo di interventi di vigilanza, partita che sembrerebbe di natura totalmente ambientale, la Regione Lombardia l'ha collocata, la delegata a livello delle strutture del servizio sanitario regionale. Non ci interessa farlo noi o farlo loro, basta che venga fatto in maniera integrata e siano chiari i ruoli e le responsabilità. Radiazione elettromagnetica è un caso piccolo, banale, ma in qualche modo sintomatico. La legge attribuisce all'ARPA tutte le competenze di supporto alle amministrazioni per quanto riguarda il rilascio dei pareri, la vigilanza e i controlli. Dove però si ha un superamento dei limiti fissati dalla legge, allora vi è, in quel caso, quando di conseguenza viene superato il limite sanitario, viene superato il livello di prevenzione primaria, viene attivata l'ASL per le valutazioni di competenza. Questo naturalmente semplifica molto tutta l'attività di emissione di pareri a priori. Sulle emergenze ambientali qui c'è un grosso problema. Sappiamo tutti, quando siamo di fronte ad un incendio o alla dispersione di sostanze tossiche, come andiamo faticosamente a cercare quali sono i livelli di riferimento che devono essere applicati per garantire la tutela della salute delle persone in caso di intervento, in caso di emergenza. Noi sentiamo fortemente la mancanza di un manuale stabile a livello nazionale sui livelli di riferimento da applicare in caso di crisi ambientale acuta, in caso di incidente, in caso di esposizione acuta delle persone alle sostanze. Dobbiamo riferirci all'IDHL, dobbiamo riferirci al TLV, dobbiamo riferirci al TLV STEL, alle tutte le attività, tutte le conoscenze che riferiscono alle emergenze in ambiente di lavoro, o è opportuno fare delle valutazioni diverse? Attenzione, perché poi anche sugli scenari operativi incidentali un'amministrazione competente ha da prendere delle decisioni, perché sullo sgombero, sul superamento di un IDLH, però magari di una popolazione di vecchi in condizioni climatiche avverse, mi devo fare un ragionamento. Allora, ancora una volta, non è il problema della sanità o dell'Agenzia per l'Ambiente, è il problema di un'amministrazione consapevole che sia in grado di lavorare alla luce di diverse considerazioni. Bonifiche, adesso vi risparmio alcuni passaggi, però focalizzando l'attenzione su un paio di argomenti che sono particolarmente per noi delicati, che sono quelli dei controlli sulle aziende. Abbiamo una serie di delibere regionali che fissano dei ruoli integrativi fra ASL e agenzie per l'ambiente nel caso dei controlli. Abbiamo, lo dico perché è un lavoro su cui abbiamo iniziato a lavorare il 13 di marzo scorso, il tema del significato del termine salute nell'articolo 23 della direttiva comunitaria recentemente recepita nella definizione delle modalità per l'esecuzione dei controlli, no? Per cui, come vedere il tema della salute nella pianificazione delle attività che competono alle agenzie? Questo è un tema di integrazione che andrà risolto. Sul tema delle aree di crisi però una piccola e brevissima notizia ve la do e ve la voglio riferire naturalmente. Credo che portandovi il tema dell'area Caffaro vi porto uno dei temi che sono di maggior attualità per quanto riguarda la nostra regione. Non parlo di quello che è l'area Caffaro, ma di come viene gestita, prendendo a riferimento giusto questa pubblicazione dell'ASE di Brescia, che in qualche modo esemplifica nel suo indice come viene vista l'integrazione in un lavoro operativo della tematica salute e ambiente, andando a vedere, potete trovare facilmente questo riferimento in internet al sito dell'ASE di Brescia,
quali sono le componenti che vengono utilizzate e come vengono integrate fra di loro. Vi è un grosso problema, vitale nella trattazione del tema salute ambiente, dell'integrazione delle due strutture nella comunicazione col pubblico, perché se non vi è un momento di unificazione nella gestione delle tematiche, i messaggi, se non più che sincronizzati, o dirò meglio, se non più che integrati, dirò meglio, se non sono più che chiari i ruoli, rischiano di arrivare in maniera veramente devastante in seno alla popolazione, anche perché poi sappiamo c'è una cultura autoindotta, no, o promossa da organizzazioni non istituzionali, che può creare una serie di problemi. Per quanto riguarda il tema della collaborazione, qui viene dettagliata ancora meglio, perché se parlassimo solamente di integrazione, salute ambiente, parlando di integrazione, sistema sanitario regionale e agenzie per l'ambiente, credo che non andremo da nessuna parte. Queste attività vengono sviluppate ad esempio con la collaborazione delle università, di vari dipartimenti dell'università, oltre che naturalmente delle strutture che attualmente sono incardinate nelle nostre istituzioni. Io non so se i ragionamenti che vi ho portato possano essere utili allo sviluppo dei temi, così come li vedremo evolvere nelle nostre strutture nei prossimi anni. Credo però che, appunto, se non siamo consapevoli della necessità di fare un'integrazione al di là di dove rimangono collocate le diverse competenze, non andiamo da nessuna parte. Ma che spostare competenze e fare collocazioni senza avere ben presenti il tema dell'ambiente culturale in cui vengono sviluppate le competenze e delle risorse, rischiamo di fare dei grossi danni. Scusate, sono stato lungo e grazie per l'attenzione.